Bomma, la posso anche mettere via, ma... Basta che te la tiri via 3 secondi. Allora, la prima cosa che ti chiede l'esaminatrice è se puoi partire, no? Di fare tutti i controlli. Frecce, luci. Sì, tu può chiederti anche il libretto di controllare la targa, se è in regola con la revisione, con l'assicurazione. Difficile, ma tipo a me la corriera l'hanno chiesto. Poi ti chiede di fare tutti i controlli, di tirare la chiave. Mettere in folle. Questa è la folle? Ti i controlli, sì, il neutro, quando si accende la luce verde è in folle. Poi, se questo è lì, la moto non parte perché lo stop di emergenza, quindi deve essere giù, quindi si muove la moto. E inizia a controllare, no? Se c'è luce devi aiutarti, tipo così, vedi il faro davanti, le frecce davanti anche, le vedi da lì, va di là, destra, sinistra, uguale dietro, vedi già da lì che va, vedi da lì che va. Il faro dietro, se è acceso, devi venire qui. Poi ti chiede di controllare i freni, se funzionano gli stop. Passa di qua. E devi fare una roba del genere. Se funziona lo stop col pedale, devi mettere la mano, schiacciare e vedi che si illumina. La stessa cosa col davanti, devi mettere la mano perché non vedi se illumina o se non illumina. Poi può essere che ti chieda il livello dell'olio, che boh, però è difficile. Quello lo vedi qua giù. Le gomme, che devono essere a 1 millimetro, c'è almeno 1 millimetro di battistrada. Devi indossare tutte le protezioni. E poi ti iniziano a far fare il circuitino. Mi scotta il cuore. Per forza, mezz'ora nel sole. Poi l'esame te la farà anche muovere a mano. L'ultimo dei miei problemi questo. No, perché si inizia da lì, non è che inizia al contrario. Non è che ti chiedono di far 100 metri. Di solo essere in grado di girartela come in un garage. Fai una prova adesso. Te la tengo su io se ti cade. Guarda, ti chiedono di fare una roba del genere. Se tu la tieni dritta non pesa più. Devi prendere il manubrio, prendi quella mano di qua. Sì, devi tirarla su. Se tu la metti dritta così non senti il peso. Io non riesco. Prova, gira un po' a destra. Un po' a sinistra. Adesso potresti provare a partire se ti vesti. Ma tu stai lì però? Sì. Non metto il casco adesso. No, metti i guanti anche. Ma non ho presa adesso. Ma lasciami un attimo sentire i cosi. Anche se ti appoggi così ti porti via tutto il palmo della mano. So che sono scomodi, come sono scomode queste. Boh, funziona. Mettiti le ginocchiere. Sì. Ma devono stare aperte così? Sì. Sono quelle più economiche che c'erano. Tu me l'ho un po' aperto questo giochino, sì, se no. Sì, sì. Sei pronto? Sei pronto? Oh, sta su, stavi già sull'altra volta. Che dire il portiere, che sono metti schianti. Parte destra della moto. Hai tutti i freni, quindi tutta la parte che frena, a mano davanti e a pedale dietro. È in folle? Sì, l'altro è giù, quindi è già pronta per partire, no? Sì. Tiri la frizione comunque, anche se è in folle, perché non si sa mai. Che c'è? Non sì, che passa. E anche quando ti fermi devi tenerla sempre tirata, anche se è in folle. Allora, adesso dato che andrai dritta comunque, puoi già fare la curvetta laggiù, no? Perché dritta ci riesci ad andare. Quando arrivi vicino alla curva, tanto adesso vai piano piano, per far la curva non freni col davanti, si esa piano, ma freni solo col dietro. Senti che la moto rallenta, si abbassa, poi pian piano giri. La prima è in giù, fai il giro in prima. Se fai mezzo clic in su c'è la folle. Schiacci in giù, è la prima, fai mezzo clic in su. Come ne faccio in più? Un forchi sotto, un po' di più. Se invece fai un tiro veloce vai in seconda. No? Vai che mi sieda dietro, sì.
pronta per prendere il casco. È che con me fai più fatica a partire. Non me ne frega niente, non è dritto adesso. Fai più peso. Allora. Aspetta che tolgo il pedale. Boom. Hai piedi da terra? Sì, io a destra. Ma riesco a fare il mio equilibrio. Ma ti tengo su io. Ma non riesco. Dai mo. Allora. Io mollo piano piano. Sì. Va avanti? Sì, ma devi mollare piano piano e accelerare un piano piano. Vai, vai. Molla che parte. Oh. Molla tutto. Molla, molla la frizione. Questo è il freno. Asfalto, stai lo di qua o di là, poi dovresti tenere l'acceleratore abbastanza costante. Il freno dietro lo usi anche con l'acceleratore e la curva, poi parlo con un filo di acceleratore e col freno assieme. Tieni proprio il minimo minimo, si saltella un po' perché non va a granché. Sì. Si è acceso la vento. Bravina, bravina, bravina. Adesso puoi anche cambiare in seconda. Accelera un po', tiri la frizione e dai un click deciso. Un filo di più. Bon, tira. Tira, tira, tira. Molla la frizione. Vai che c'è, è dentro penso. Molla, molla la frizione. Sì, vai, vai, vai che si. Ah, bon. Bon, prova sul dritto di qua allora. Vai un po', inforchi sotto, tira in su. Vai che in seconda, vai, vai che c'è. Vai, 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 vai. Vai ancora un po'. Bon, rallenta col dietro. Tira la frizione, schiaccia in giù un bel colpo. Molla. Bravina. Bravina. Vai, vai. Vedi che in 10 minuti andiamo già. E anche a me dietro come pesa. Boh, torna a fare. Vai, vai. Molla la frizione. Ma perché devi fare il movimento e inforcar bene sotto? Tira. No, quello era mezzo click. Tira su, tira su, tira su. Devi fare un bel click perché cambi. Okay. Scusa, mi sono mosso io. Stavo cercando dove ho la pedalina. Boom, boom, boom. Vedi, tipo per fare le curve in seconda puoi tenere un filo di acceleratore e il freno dietro. Cioè, acceleri e freni contemporaneamente. Quando acceleri non mollare subito l'acceleratore, mollalo morbido, morbido poi. Se io voglio scavare. In giù, schiaccia ancora. Boom. Se dai mezzo colpo vai in folle, devi mettere. Dare un bel colpetto deciso. Oh. devi fare l'abitudine. Tieni l'acceleratore fisso, no?
Tienilo fisso, poco ma fisso. Così non ti saltella. Gira, gira, gira. Sì, vai, vai. La cosa difficile è imparare a curvare col freno, no? Perché è tutto lì, e se impari quello, le curvi anche sul pioggia, su tutto. È tipo qua, prima di arrivare in fondo, rallenti un filo col davanti, appena appena, scali la marcia e poi entri in curva tirando il freno dietro appena appena, schiacciando. Boh, accelera un po' però. Carina. Vai, molla, molla. Seconda. Vai, vai, vai. Tieni un filo, ma invece di mollare l'acceleratore, rallenti appena appena col dietro. Tieni l'acceleratore fisso e rallenti appena appena. Oh, oh, oh. Oh, aiuto. Ma cosa? No, ma se no, c'è mezz'ora neanche che sei qui. Vai un po' di più, vai, 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 basta che stai sotto i 6-7 mila giri, non tira tanto, quindi puoi andare ancora, vai un po' più veloce. Scala, sì, occhi, se acceleri con la frizione in penna. Sì, dai, dai, vai, vai, accelera, tanto tutto dritto, vai, vai un pezzo, mo. E almeno a 50, metti la terza, 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 tira su, vai, accelera, 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 che se non muore, torna a mettere la terza, scala in seconda. Bon. E fai la curva qua in seconda con un filo di acceleratore e col freno dietro puntato. Sì, è puntato. Beh, è un po' più che puntato quello. Signore. Accelera un pochino. Guarda che me l'ho mica facile, io. È andato qualcosa del casco. Quando arrivi là della macchina, prova a fermarti in linea con la macchina. Per fermarti devi tirare la frizione, scalare, freni, ancora un filo, ancora un filo, ancora un filo, ancora un filo, in linea, in linea, in linea, in linea. Hop. Boh. Adesso metti giù il piede destro, metti in folle, vai, vai in giù tutto, mezzo in su, metti giù il piede destro, tira giù il cavalletto a sinistra col tacco. Bon. Metti sul piede sinistro, inclinati a sinistra e scavalla. Puoi spegnere e scavallare. Non dirmi che fai fatica. Basta, il mio braccio è andato. Basta poco per andare. Vedi che non serviva iniziare con una moto più piccola. Fatti filmare. Occhioni, tanta fatica. Guarda, mi trema la mano. Scavalla, scendi un attimo. Ah, c'è il casco dietro? Sì, non gli dai un calcio meglio. Appunto. Fatti vedere quanto sei carina. Una futura biker. Cretino. Peccato solo che ti piacciono le mostre. Un punto in meno. Magari. Adesso sono ufficialmente fuori uso. Adesso che dobbiamo iniziare a fare le cose belle.
Oh, che bravina! Fatica? Un po'. E le mani, fa male le mani, sono un abituato. Sì. È tutta la tensione qua. Dura come un picchio. La prossima volta ti faccio bere una grappina. No, prima non di c'è iniziare. Bisogno.